Un corso di guida sicura che si è svolto nell'autodromo dell'ACI di Vallelunga a Roma e al quale hanno preso parte 15 poliziotti in servizio nella questura dell'Aquila e nei commissariati di Avezzano e Sulmona, impiegati normalmente al servizio di volante. Incrementare la sicurezza anche nei comportamenti degli agenti al volante, questo è l'obiettivo, a beneficio dei cittadini. C'è da dire che questo è un corso particolare perché è un corso di guida sicura, cioè non è un corso di guida performante per raggiungere determinate velocità, mantenere il controllo del mezzo. Qui si tratta di fare un approfondimento, un focus su alcune criticità che si possono verificare e quindi per addestrare al meglio l'utente alla guida sicura. È un corso quindi dedicato all'utenza in generale. Io ho voluto che vi prendessero parte anche gli operatori della volante, sempre nel concetto di cittadino poliziotto, nel concetto di mandare un messaggio di legalità. Un corso teorico ma soprattutto pratico che ha permesso agli agenti di confrontarsi con le tecniche operative migliori per migliorare appunto le capacità di intervento e la professionalità. È stato organizzato appunto questo corso che si compone di due momenti, un momento di natura teorica e un altro momento molto più articolato, molto più coinvolgente di natura pratica, dove gli operatori appunto si cimenteranno con i mezzi di istituto, i mezzi che utilizzano nell'ordinaria attività di tutti i giorni, alla guida e agli esercizi alla guida sicura. Ma questa è solo una delle tante iniziative che il questore Vittorio Rizzi ha impresso nella polizia aquilana. Tantissima attenzione alle donne, anzi, a breve in questura ci sarà un corridoio rosa, uno spazio apposito perché le donne che hanno subito una violenza non possono di certo essere messe alla pari di un cittadino che va a sporgere una denuncia per furto. Studiare e la stanza e la metodologia di approccio e le tecnologie con le quali ospitare una donna che arriva in questura che ha un problema di questo genere, che non possiamo trattare come il cittadino che viene a denunciarci, sì, un fatto brutto, un furto di un'auto, un furto in appartamento, cosa diversa però è una donna violata nella sua integrità fisica e che viene in questura a rappresentare con questo dolore. E intanto si avvicina anche la data in cui la questura tornerà alle origini, riutilizzando la vecchia ala e riorganizzando così servizi essenziali per il cittadino. Settembre-ottobre possiamo immaginare di riavere l'ufficio stranieri e il servizio di accoglienza dell'utenza degli stranieri già operativo, riavere tutti gli uffici che oggi sono diciamo ospitati in via Strinella dalla Biper nuovamente operativi in questura. Significa restituire un servizio, servizio che noi vogliamo restituire qualitativamente superiore perché vogliamo realizzare tutta area wifi in questura anche per l'utenza in modo tale che chi entra in questura possa avere più servizi, vogliamo realizzare dei totem con tastiere che sono gestibili dalla stessa utenza per poter avere tutte le informazioni, avere più sale di attesa, più punti di informazioni, ripristinare l'ufficio di relazioni con il pubblico che in questa questura, in questa dislocazione logistica non è ancora pienamente funzionante.